Oh, buongiorno ragazzi, siamo qua sul canale TecnoAlex 73 e niente, tanto per dire che siamo quasi al 15 di dicembre, data in cui tutti i droni devono essere obbligatoriamente assicurati a seconda della nuova normativa che è uscita e hanno tempo fino al 1° di luglio per mettersi in regola, anche quelli sotto i 250 grammi. Quindi qualsiasi tipo di drone non giocattolo è obbligato ad avere un'assicurazione per qualsiasi tipo di danno, assicurazione che sarà obbligatoria, ve lo ricordo, ci saranno delle sanzioni, entrerà ufficialmente in vigore dal 15 di dicembre del 2019, quindi fra pochi giorni. Ricordiamo che anche il nuovissimo DJI Mavic Mini, che è 249 grammi, dovrà avere la sua assicurazione. Anche il DJI Tello, che pesa 80 grammi, pensate all'assurdo, deve avere la sua assicurazione. L'assicurazione che deve essere che assicura noi in caso di danni, ma non che assicura il drone in caso che si spacca, che cade giù, che si distrugge. Quella ci sarà andrà fatta un'assicurazione preventiva in più a quella obbligatoria che ci dovrebbe che deve essere messa in vigore dalla prossima settimana praticamente. Quindi vediamo un attimo questi ultimi sviluppi, se uscirà qualcos'altro prima del 15-12-2019 e niente, questo era quanto per dirvi e darvi un aggiornamento sulla situazione assicurativa dei droni. Quindi ripeto, qualsiasi tipo di drone usato sia per hobby che professionale dai 25 kg al di sotto dei 25 kg deve essere obbligatoriamente assicurato. Qualsiasi tipo di drone sia, a meno che non sia un drone giocattolo, ok? Quindi quei droni che possono essere utilizzati da ragazzi sotto i 12 anni. Questo è quanto, niente, condividete, fate girare, mi raccomando, seguiranno altri aggiornamenti e noi, dopo aver messo i like sotto il video, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!